Un 8 marzo festeggiato in modo molto singolare a Roma, ci ho pensato l'ambasciata di Francia che ha aperto le porte di Palazzo Farnese regalando mimose al gentil sesso e sotto l'egidia di quel motto passato ormai alla storia, liberté, égalité, fraternité, ha regalato una mostra molto particolare. Parlance d'elle è il titolo della collettiva che l'ambasciata di Francia ha ospitato nel giorno in cui si è soliti festeggiare le donne di tutto il mondo. Ad aprire le porte del suntuoso palazzo l'ambasciatore Alain Leroy e sua moglie. 25 artisti, la maggior parte donne, che a colpi di fotografie, installazioni, pitture e ricami hanno donato un aspetto singolare a quei corridoi che circondano la Galleria dei Carracci. Ognuno di loro ha analizzato nelle varie opere il concetto di femminilità, il gusto e l'eleganza che contraddistingue e rende unica ogni donna. Non solo, le ricerche si sono concentrate anche sulla stessa città di Roma per un tour di sole 24 ore in opere prettamente contemporanee. Per me l'8 marzo era solo un'occasione di fare un omaggio alla donna. Io faccio la foto da 30 anni e mi piace molto molto i ritratti. Ho anche ritratti di uomini e di donne, ma per l'8 marzo ho fatto un lavoro sulla donna romana. Quasi da subito ho iniziato a lavorare sui corpi femminili e è proprio una ricerca di sintesi, in effetti. Mi piace molto cercare di rappresentare le figure nelle loro interezze, limitandomi però a pochi tratti più essenziali possibili. Spesso noi, lavorando con opera lirica, le donne sono molto grosse, perché la voce. E in quel caso bisogna adattare il costume e gli anni, insomma, dei costumi al corpo di quella donna. Ho disegnato questa donna che apparentemente sembra una brava casalinga, una brava signora di casa. E nello stesso momento questo coniglio che salta fuori da una pagina è una volontà di scappare, un simbolo dell'istinto di libertà dentro, perciò sempre nei miei lavori si incontrano questi simboli che comunque sono legati a questo conflitto tra l'istinto e la ragione.